Nativo di Belluno, ma capace di amare Venezia come pochi altri, uomo buono, artista e scultore di grande sensibilità, con la morte di Gianni Aricò, scomparso all'età di 80 anni, Venezia perde l'ultimo medagliista della Serenissima, come lui amava definirsi e come ha ricordato anche il sindaco Brugnaro in un messaggio di cordoglio a nome della città. Così lo descrive l'assessore Venturini. Ci ha lasciato il maestro Aricò, un grande artista che ha costruito e valorizzato l'identità della nostra città negli ultimi decenni. Sue sono opere importantissime come il portale di accesso del Teatro Goldoni, come la fontana di Via Piave, come altre opere all'interno delle chiese o alcune porte di accesso alle chiese. E sue opere sono anche in giro per il mondo, in Italia e all'estero. Aricò ha realizzato molte opere, tra cui la Fontana di Mestre, il Monumento del Piave per i caduti in guerra, il Monumento a Cristoforo Colombo per il quinto centenario della scoperta dell'America e quello che rappresenta la Follia nel 2005, commissionato dalla Fondazione San Servolo. I suoi lavori sono stati esposti a Venezia, Cortina, Bari, Oxford, Parigi, Bruxelles. Lunedì alle 9, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, verranno celebrati i funerali. Così il maestro, in un'intervista, aveva commentato la realizzazione della sua opera in vetro, dedicata al risorto. Ciao, maestro. Dopo Medjugorje ho avuto la fortuna di sperimentare nuovamente il vetro in una grande dimensione. Il tema è simile, si tratta della risurrezione di nostro Signore. La tecnica e il risultato sono completamente diversi. Da una parte si trattava di una grande statua sospesa e da questa statua si liberavano le bende della risurrezione.